Nell'anno 2015, anno dell'esposizione universale dedicato al tema dell'alimentazione, Vinitaly assume un valore particolare quanto a emblema identificativo di una nazione tradizionalmente legata a questo particolare alimento, non solo per ragioni economiche. Purtuttavia, con oltre 4.000 espositori presenti e delegazioni commerciali provenienti da 52 nazioni, la Fiera del Vino è soprattutto una eccezionale vetrina internazionale, dove le eccellenze produttive del nostro variegato territorio nazionale possono effettivamente conquistare nuovi mercati. Anche il Consorzio Vini dei Colli Euganei, forte dei riconoscimenti di qualità ottenuti negli anni e di una crescente professionalità nella produzione vitivinicola autoctona, partecipa fiduciosa alla manifestazione. Per il Consorzio Vini DOC Colli Euganei è un appuntamento molto importante. Questo perché ci dà l'opportunità di essere messi in vetrina, come si dice appunto, e presentare i nostri vini tipici, in particolar modo il fior d'arancio. Le aziende agricole qui hanno l'opportunità di far conoscere e di promuovere i propri vini. Oltretutto anche l'azienda agricola, oltre come produttrice, ha anche un ruolo diciamo sociale, uno di mantenimento del territorio. Noi appunto ci troviamo all'interno del Parco Colli Euganei, quindi abbiamo un ruolo molto importante di mantenimento del territorio. Una opportuna precisazione che permette di valorizzare oltremodo la particolarità di un prodotto più di ogni altro adatto a esaltare il rapporto tra l'uomo e la terra. Per noi è veramente un fiore all'occhiello essere qui e presentare questo prodotto in uno scenario che è il Vinitaly, uno scenario che apporta non solo turisti o comunque visitatori italiani, ma anche di tutto il mondo. E questo sicuramente è una grande opportunità per il nostro prodotto e per il nostro territorio. Consorzio Colli Euganei è tradizionalmente presente al Vinitaly da sempre, diciamo, perché riteniamo che questa vetrina sia per noi fondamentale per promozionare la nostra qualità, il lavoro delle nostre aziende e il territorio nel quale noi ci troviamo. Colli Euganei, da un punto di vista della viticoltura, hanno circa 3.000 ettari vitati all'interno appunto del Parco regionale dei Colli Euganei, una delle poche DOC che fa coincidere una denominazione con un parco regionale, e quindi per noi da questo punto di vista è una cosa estremamente importante. È uno dei vini di punta per noi è il fior d'arancio, che tradizionalmente è un fior d'arancio, è spumante, ma lo possiamo anche declinare nelle forme secco e nella forma passito. È un vino che ci sta dando molte soddisfazioni, che è conosciuto in tutto il mondo, infatti le nostre aziende esportano sia in ambito europeo sia in ambito Stati Uniti, piuttosto che Cina, piuttosto che Corea, piuttosto che Giappone, piuttosto che Africa, anche in alcuni paesi. È un vino che sta avendo un risultato da un punto di vista di imbottigliamenti molto interessante, perché sta avendo un trend di un 20-30% di aumento ogni anno. E quindi voglio dire, è il nostro vino di punta. Attualmente riusciamo a produrre circa 800.000 bottiglie di fior d'arancio, potremmo arrivare tranquillamente ai 2-3 milioni. Oltre ovviamente alla denominazione Colli Euganei Fior d'Arancio, abbiamo anche la denominazione Colli Euganei, all'interno della quale troviamo ad esempio il Serprino, che noi decliniamo soprattutto nella forma frizzante e che sta dando un riscontro interessante nel nostro territorio. Un vino fresco, un vino giovane che può essere bevuto a tutto pasto, come aperitivo, col pesce, con qualche risotto, con qualche pasta, con le verdure, mentre il fior d'arancio lo possiamo fare o la versione secca nello stesso modo, oppure ad esempio con la frutta secca, con i dolci a pasta secca, con i dolci di frutta. Quindi sono tipologie che si prestano a tutta una serie di declinazioni molto importanti, che non vanno solo considerati come vini da fine pasto, ma che possono accompagnare in maniera soddisfacente tutte le tipologie e tutte le occasioni. I vari riconoscimenti ottenuti negli anni da riviste specializzate, oltre ai marchi istituzionali di attestazione di OCG, sono traguardi importanti che il Consorzio ha raggiunto promuovendo anzitutto la formazione degli associati e che oggi intende partecipare ad altre realtà rappresentative del territorio euganeo, creando sinergie funzionali alla crescita comune. Siamo la pasticceria del carcere di Padova, che quest'anno con il Consorzio Vini ha fatto il panettone al fior d'arancio.
c'è stato un risultato eccezionale di questa collaborazione territoriale tra un carcere, una pasticceria di Padova e il consorzio dei Colli. Abbiamo fatto questo panettone al fior d'arancio con 24 ore di uvette ammostate all'interno del passito, è venuto fuori un qualcosa qualitativamente all'altezza del mercato nazionale, ne abbiamo venduti oltre 4.000. Siamo qui nell'inaugurazione, qui sotto Pasqua, a presentare quindi come pasticceria ufficiale amica del consorzio la nostra Colomba.